Benvenuta alla presidente di Tiper, Giuseppina Gualtieri. Grazie. Intanto la domanda che faccio sempre all'inizio di ogni intervista è: come sta? Beh, per fortuna bene, come si potrà vedere dalle immagini, sono anch'io in smart working, lavoro molto da casa, dallo studio di casa, ma anche ovviamente periodicamente in ufficio, dove ci diamo un po' il cambio con il direttore e un po' di altri dirigenti, oltre a quelli che invece devono stare sempre, però bene, insomma ho la fortuna sì, di stare bene. Senta, allora, trasporto pubblico è ovviamente bene essenziale, non vi siete mai potuti fermare e avete dovuto reinventare tutto il servizio. Andiamo un po' nel dettaglio, cerchiamo di capire come vi siete organizzati, al di là di quello che il cittadino vede in questo momento, che sono autobus in giro, treni in movimento e quant'altro. No, allora, intanto partiamo dal tema servizio essenziale. Evidentemente è stato definito così ed è chiaro perché pur dovendosi muovere per necessità, comunque solo per necessità, la mobilità è comunque un tema importante per chi va al lavoro, per chi va negli ospedali, per chi deve a qualunque esigenza anche di carattere urgente. E quindi è stato condiviso sia a livello nazionale come tema di settore di essenzialità. Poi dopo ognuno lo ha declinato a livello regionale, a livello territoriale rispetto alle proprie caratteristiche. E in questo caso la cosa che voglio segnalare è che in accordo sia con la regione che con gli enti locali, in particolare adesso parliamo anche di Bologna, la scelta che è stata fatta è quella di ridurre i servizi, ma in modo molto limitato. Tanto è vero che io posso confermare che nel caso della gomma noi abbiamo ridotto i servizi del 20% di fronte a un calo della domanda che nell'ultimo mese con la chiusura totale è arrivato al 90-95%. Quindi noi abbiamo un meno 20% di servizi con un meno 95 di passeggeri, 90-95. Questo perché, e questo si può vedere da chi deve muoversi, a volte usa anche i mezzi pubblici, si possono vedere dei mezzi anche dei 18 metri dove hanno sopra 4-5 passeggeri, cosa che in questo senso abbiamo dovuto non tanto reinventare i servizi, perché quelli sono sempre costruiti sulla base dei modelli di collegamento, delle linee, eccetera, ma abbiamo dovuto reinventarli da un altro punto di vista, cioè le aziende di trasporto in questi anni erano impegnate ad aumentare la domanda, quindi più passeggeri sul trasporto pubblico. In questo momento stiamo svolgendo una funzione che è meno passeggeri, il meno possibile tutto sommato, perché di fronte a un tema ci si muove solo per necessità, è Chiaro. chiaro che nessuno va a caccia di passeggeri. Il meno possibile, ma garantendo il meglio dei servizi possibili. Quindi è un ruolo effettivamente molto diverso da quello che strategicamente tutte le aziende di trasporto pubblico hanno giocato in questi anni. L'altra cosa che abbiamo fatto e che sicuramente potrà essere utile anche in queste prossime settimane è che comunque, siccome noi avevamo avuto una chiusura graduale, no? Prima una parziale chiusura e poi una totale. Nella parziale chiusura avevamo visto che in certe realtà c'era l'esigenza in certi orari di corse bis perché c'era un numero di persone elevato come possibilità di passeggeri su quella singola tratta in quel determinato orario. Quindi abbiamo deciso di istituire un monitoraggio della presenza dei passeggeri a bordo attraverso soprattutto i nostri verificatori, quelli che normalmente fanno il lavoro di controllo dei biglietti, che quindi hanno segnalato, avevano il compito di monitorare le varie linee, e quindi di segnalare eventuali esigenze. Così, nell'arco di quelle settimane, avevamo istituito delle corse bis, soprattutto alla mattina, negli orari di lavoro, dei pendolari per lavoro, in modo da consentire una minor presenza sui mezzi delle persone. E questa è stata un'altra cosa che abbiamo dovuto reinventare, perché naturalmente il tema non è mai stato uno dei temi principali, insomma, anche se ovviamente abbiamo la struttura che si occupa di persone, di controllare il numero dei passeggeri, eccetera, eccetera. Questo è stato un primo tema. Poi non so se era una domanda successiva, è chiaro che l'altro tema invece per come affrontare questa
situazione è stato quello di organizzare il servizio cercando di avere rispetto e attenzione ai due temi che sono la sicurezza sia dei lavoratori che dei passeggeri. Yeah. E quindi tutto un lavoro che poi c'è stato in queste settimane per poter dare attuazione alle ordinanze nel migliore dei modi possibili. Presidente, un grande lavoro in tempi molto rapidi, cioè in questi momenti la velocità di decisione e di operatività sono fondamentali, e anche gli accordi, perché tutto questo passa attraverso, come dire, delle persone, degli accordi sindacali, degli accordi contrattuali. Anche in questo siete stati molto veloci, cioè c'è stato un bel gioco di squadra. Sì, guardi, allora la velocità, noi abbiamo dato conto sia alle nostre istituzioni e anche alla prefettura. Cioè abbiamo fatto proprio la cronaca di cosa è stato fatto nei diversi giorni, subito dopo, soprattutto nella fase più delicata che è stata quella delle ordinanze, che hanno preso un po' alla sprovvista tutti. Allora, sul fronte dei servizi abbiamo subito fatto il tavolo con le istituzioni, come dicevo prima, per organizzare i servizi, appunto arrivando a quella riduzione al massimo del 20% e non di più, proprio perché è stata concordata. Cioè, il primo tema è stato: sì, dobbiamo ridurre, ma non in relazione alla domanda. E yeah, questa è una prima cosa fatta rapidissimamente. Ovviamente anche questo, e con i tavoli, anche il tavolo sindacale è sempre aperto, permanente. Noi abbiamo un tavolo di relazioni industriali, ovviamente molto attivo sempre. In questo caso è un tavolo aperto permanente, perché si è occupato sia di vedere i passaggi della riorganizzazione dei servizi, sia di vedere poi come tutelare i lavoratori nel loro posto di lavoro, visto che dovevano garantire i servizi, sia in quest'ultima fase, anche poi magari ne parleremo, per il ricorso al fondo, perché anche noi abbiamo avuto degli impatti ovviamente economici significativi, chiaro. E quindi abbiamo, anche se in modo molto limitato, ricorso al fondo, e poi magari ne parliamo dopo. Certo. La rapidità quindi è stata fondamentale, e in questo caso, l'ho detto in altre occasioni, può sembrare un po' autoreferente come azienda, però io credo che, ovviamente non parliamo come nella sanità, ovviamente non è la stessa cosa, io dico che chi lavora nella sanità, chi lavora nel commercio, nella distribuzione, nei supermercati, ovviamente ha delle criticità lavorative forse anche superiori a tanti altri, però è importante segnalare che in questa fase, anche nei momenti più difficili, dove poi nessuno sapeva bene, allora, ma io sono sicuro andare a lavorare, come lo faccio, sono claro, tutelato o meno, noi abbiamo avuto una risposta da parte del nostro personale, ovviamente dirigenti in testa, ma anche, scusi che... ma anche il... Siamo in tempo, come dire, siamo in tempo reale, quindi ovvio che insomma, sì. Esatto, ma anche sia i dirigenti, il management è tutto attivo, abbiamo un comitato di direzione, un comitato di crisi, ovviamente coordinato dal nostro direttore, che è attivo permanentemente, e anche dal punto di vista del personale abbiamo avuto una risposta veramente positiva subito, fin dal primo momento, anche quando magari non c'erano tutte quelle regole garantite sul distanziamento del posto di lavoro, eccetera. Quindi non abbiamo avuto segnali di lasciarsi andare, di volere non venire a lavorare, non abbiamo avuto assenteismo, non abbiamo avuto reazioni negative. Questo è un grande vantaggio per un'azienda che deve affrontare momenti così complicati. Quindi, pur consapevoli che il nostro servizio essenziale non è paragonabile dal punto di vista delle criticità a quello che c'è in campo sanitario, naturalmente, però va un grazie, io l'ho dato già anche dentro all'azienda e colgo ogni occasione per darlo anche ai nostri dipendenti, anche al consiglio di amministrazione, che noi siamo riuniti praticamente ogni due settimane, facciamo il punto su tutte le cose, perché è giusto che l'azienda sia presente a tutti i livelli in questo momento così difficile. Un'altra cosa che abbiamo fatto per dare un segnale di tempestività è che noi siamo un'azienda come le altre da un punto di vista dell'organizzazione, no? L'amministrazione, l'attività, e in questo caso abbiamo avuto la possibilità di sfruttare appieno il fatto che noi avevamo già fatto un accordo in azienda per lo smart working,
che stava partendo con i primi casi, 5-6, quindi una cosa iniziale. Avere però avuto già l'accordo e quindi avere già studiato le soluzioni ci ha portato nel giro di pochissimo tempo a poter mettere 220 persone, oltre 220 persone in smart working. E naturalmente noi siamo un'azienda, tenete conto che su 2500 persone la maggior parte sono legate fra autisti, chi lavora nei depositi, chi lavora nelle centrali operative, eccetera, sono persone che devono essere presenti nel posto di lavoro. Quindi è chiaro che lo smart working riguarda soprattutto il personale degli uffici e quindi quasi tutti il personale che lavora, diciamo, non direttamente nella necessità di essere presente ha potuto andare anche a rotazione in smart working. Senta, tutto il personale, giustamente, come dire, merito bene tutte le cose che ci sta raccontando, è chiaro che noi, come dire, i cittadini vedono di tipare in questo momento gli autisti più che altro, no? Li vedono sugli autobus, questi autobus che sono vuoti, ma dove possono salire tutti, no? Non sono chiusi, quindi anche la preoccupazione. Voi avete avuto questa bella intuizione della chiusura della porta anteriore, no? Per dare protezione, che mi sembra di capire sia stata poi adottata anche in Italia e addirittura in Europa, no? come idea. Però ecco, vedere questi autisti, per cui il pensiero va anche a loro, poi lei diceva chiaramente ci sono le varie categorie, però questo sicuramente, come diceva lei, testimonia il fatto che nessuno aveva voglia di fermarsi e di garantire comunque questo servizio. No, ma infatti questo è assolutamente fondamentale e, come ho detto prima, adesso abbiamo delle condizioni di lavoro, noi abbiamo garantito la separazione, nonostante esista una separazione del posto guida, che c'era già da prima, no? Un distanziamento, però abbiamo verificato anche rispetto alle ordinanze che c'erano delle esigenze anche ulteriori per garantire al meglio i lavoratori, per cui è stata chiusa la porta anteriore, è stato fatto anche il distanziamento con la separazione per non consentire all'utenza di arrivare a fare domande, come a volte capita all'autista, in modo molto ravvicinato. Ecco, tenga questo, una informazione che do per dire che sembrano cose banali, ma non lo sono. Per poter fare quello che abbiamo fatto, chiudere la porta e mettere il separatore con il nastro, noi abbiamo dovuto interloquire anche con la motorizzazione civile, perché non sono cose che l'azienda può fare da sola, così, perché se succede qualcosa, un incidente, un rischio, una porta non è stata chiusa e doveva essere aperta, ci sono delle responsabilità. Quindi abbiamo dovuto costruire un percorso che consentisse di fare regolarmente questo tipo di iniziative. Questo per dire ai cittadini che tante cose che sembrano banali, poi in realtà anche correttamente, così come ad esempio c'è il tema, oggi si parla tanto di app sulla mobilità dei cittadini, adesso al di là dei mezzi pubblici, è chiaro che c'è tutto il tema della normativa sulla privacy che noi dobbiamo rispettare per tutte le informazioni che possiamo avere sui nostri utenti, e noi non potremo mai rinunciare al rispetto delle norme in cambio di qualche opzione tecnologica, a meno che non ci sia una norma che lo preveda, perché se no un domani qualcuno viene da noi, ci denuncia e noi siamo nei guai. Quindi queste sono cose di cui bisogna assolutamente tener conto. Volevo dire che la scelta della chiusura della porta e del distanziamento è una scelta che nasce dall'interlocuzione sia con le associazioni sindacali, ma sia con l'Associazione Nazionale di Settore, perché abbiamo voluto e dobbiamo fare così tutti anche per il futuro, cioè noi dobbiamo stare molto attenti ad applicare delle regole, e guai se qualcuno si inventa una sua soluzione, perché in un momento come questo, siccome parliamo di regole, ecco, nella riunione che abbiamo fatto in questi giorni a livello internazionale, secondo me è stata detta una cosa interessante, si parla di distanziamento sociale, no? Sì. E invece ha detto tutti, no, non è così. Il vero motivo è una distanza sanitaria sicurezza, cioè c'è un mondo che dà le regole per la sicurezza di tipo più sanitario che altro, e che quindi sulla base di quello bisogna creare le soluzioni. Non c'è un motivo sociale o un motivo personale, c'è un motivo di avere delle regole che il più sono chiare per i cittadini e per chi deve operare, meglio è per tutti, perché il problema della salute è un tema generale. Quindi questo è stato un lavoro molto molto intenso che abbiamo fatto anche a livello di associazione nazionale,
e questo ci ha portato al vantaggio anche a livello regionale. Abbiamo un tavolo con le 4 aziende insieme anche alla regione, per cui tutte le 4 aziende della regione hanno adottato questo tipo di soluzioni. Ecco, è molto importante in questo momento, secondo me anche per chi ci segue, per i cittadini, per le persone, sentire, no, che c'è comunque questa capacità di fare gioco di squadra, di andare tutti nella stessa direzione, di affrontare e risolvere i problemi, perché una cosa che spaventa è anche quella, no? Nel senso di vedere a volte le stesse istituzioni, che ognuno fa un decreto, ognuno fa un'autocertificazione, ognuno fa un'ordinanza, questo è importante. Senta, car sharing sospeso, però visto che oggi stiamo cominciando a parlare fortunatamente di riaperture, e forse potrebbero arrivare già al termine in questo mese, ecco, il car sharing potrebbe essere una strada per il trasporto? No, allora, noi, sì, per completare quanto detto prima, sì, vorrei dire che agli autisti abbiamo anche condiviso di dare un kit individuale dove praticamente abbiamo guanti monouso, soluzioni in gel idroalcoliche, abbiamo le salviette personali, volanti, quindi tutta la sicurezza personale viene garantita. E dobbiamo ringraziare, a proposito del gioco di squadra, perché abbiamo fatto anche un tavolo per cui le prime mascherine, che vanno in aggiunta alla tutela perché non sono obbligatorie, sono comunque state fornite dalla protezione civile da praticamente 15 giorni, perché sono quelle monouso, eccetera, perché quelle altre ovviamente sono di priorità nel settore sanitario, e noi ovviamente siamo arrivati dopo il periodo in cui c'era questa esigenza. Allora, agli autisti avete garantito anche questi kit, quindi insomma. Sì, sì, e anche al personale nei depositi, tutti quelli che sono a lavorare, che devono avere delle tutele di sicurezza, eccetera. L'altra cosa che diceva lei, quella del car sharing, sì, noi allora l'avevamo tenuto aperto in una prima fase perché non c'era la chiusura totale. Poi quando c'è stata la chiusura totale, che ha portato anche il comune a decidere la sospensione della sosta, eccetera, abbiamo preso la decisione di chiudere anche il car sharing elettrico. Ora si parla di fase 2 di possibili riaperture. È chiaro che dovremo andare a verificare bene quali saranno le regole che le istituzioni danno sulle riaperture, e sulla base di quello noi siamo pronti ovviamente a poter riattivare il car sharing elettrico con tutte le iniziative di tutela, diciamo dal punto di vista della sanificazione dei mezzi, che facciamo anche sugli autobus, non l'ho detto prima, ma ovviamente ne abbiamo già parlato. Certo, esatto, quindi anche sul car sharing, anche sulle auto, e quindi a partire appena ci saranno le condizioni, anche come aiuto alla mobilità dei cittadini. In questo periodo, ci tengo a ricordarlo, proprio perché avevamo bloccato l'attività del car sharing e quindi abbiamo delle auto che si sono fermate, abbiamo aderito molto volentieri a dei progetti, in particolare erano partiti con anche il coinvolgimento del comune, che ci hanno portato a fornire delle auto per le associazioni che organizzano la consegna attraverso i volontari di pasti, medicinali, eccetera, a casa, e quindi abbiamo dato alcune auto alle diverse associazioni, che ovviamente riconosciute anche dagli enti, che fanno questo lavoro di volontariato, per poter dare il nostro contributo. Ovviamente sono state date le auto in modo totalmente gratuito. Allora, quindi ricordiamo intanto, appunto, che adesso, diciamo, in questo periodo non si può girare, però la sosta attualmente, le strisce blu sostanzialmente non sono a pagamento, no? Questo ovviamente per dare un contributo e una mano a fare. E non c'è il controllo della sosta, che abbiamo sospeso totalmente. È sospeso, quindi che se riprenderà. Ecco, nel senso, lei ha responsabilità anche in enti, in associazioni del trasporto pubblico, anche a livello nazionale, anche a livello, diciamo, internazionale. Come si sta comportando il mondo? Esiste una sintonia? Allora, a livello di singole aziende e anche a livello di associazione nazionale stiamo ovviamente lavorando. Abbiamo un tema che è importante anche per noi, che riguarda qual è l'impatto economico di questa fase. Noi ovviamente continuiamo a svolgere i servizi, ma il calo del 95% dei passeggeri significa meno ricavi. Oggi si sta discutendo a livello nazionale, non solo, ci sono dei provvedimenti, anzi sono in fase di discussione adesso alla Camera con la fiducia, e poi nuovi decreti in discussione, ne ha già parlato anche la Ministra dei Trasporti per il settore,
che dovrebbero aiutare a superare questa fase, però il segnale che do è che noi, che ad esempio siamo un'azienda che aveva raggiunto dei livelli, mi permetto di dire, di efficienza europei, perché avevamo il 50% dei nostri introiti ricavi era determinato dalla vendita dei titoli di viaggio e solo l'altra parte di contributi da parte del mondo istituzionale. Quindi vuol dire che per noi il calo del 95% dei passeggeri paganti, al di là che dentro ci siano un po' di abbonati, che però in questo momento stanno anche chiedendo eventuali proroghe di abbonamento, eccetera, che si sta discutendo a livello con le istituzioni, è chiaro che per noi i danni, abbiamo stimato solo nelle prime settimane un mancato introito di 150.000 euro al giorno. Quindi se uno fa un po' di conti, vede quanto dura nel tempo, può immaginare quale può essere l'impatto, non è solo su di noi, è su tutte le aziende. Quindi a livello di associazione, cioè oltre che la gestione dell'emergenza, quindi come tutelare i lavoratori, ognuno porta le best practices, si discute, c'è anche questo tema economico che ci ha visto interloquire sia con le nostre istituzioni locali, che poi hanno fatto molte iniziative, anche la nostra regione in conferenza Stato-Regioni ha prodotto dei documenti, delle proposte, e anche come Astra abbiamo fatto un documento di proposta al governo e all'autorità proprio per questo tema del settore. Quindi da un lato come governare e gestire l'emergenza come scambio di esperienze tra imprese e dall'altro lato la tutela del settore, i rischi, anche perché noi ad esempio un primo tema che avevamo era la liquidità. Cioè i nostri ricavi sono una fonte di liquidità. Se ci vengono a mancare quelli e non arrivano i contributi dal Fondo Nazionale Trasporti, nel giro di un mese noi rischiavamo di non riuscire a pagare i fornitori e i dipendenti. Mentre invece è molto importante in questo periodo mantenere, no? Chi può deve mantenere il pagamento sia del personale, visto che deve andare a lavorare, sia eccetera. E quindi questo è un lavoro importante. Questo a livello nazionale. A livello internazionale, io faccio parte dell'organismo del Policy Board, si chiama UITP, che è l'Unione Internazionale delle Aziende di Trasporto Pubblico. Anche in questi giorni c'è stato un meeting, ieri una video call, adesso per fortuna funziona così, perché sennò il meeting quest'anno era a Dubai e io non avrei ovviamente potuto andare, però in questo momento in video call invece ho potuto partecipare. E c'è stato uno scambio di esperienze fra tutte le imprese che partecipano a questa associazione proprio su questo tema, e così abbiamo capito che siamo dentro, intanto come Italia siamo un buon esempio e molti stanno mutuando da quella che è la nostra esperienza anche nel nostro settore dal punto di vista della gestione operativa, e abbiamo però tutti anche dei problemi molto simili, al di là degli aspetti economico-finanziari, e così si tratta soprattutto anche di vedere come affrontare questa pandemia che dura nel tempo più di quello che inizialmente si era previsto, e quindi quali sono gli impatti sul trasporto pubblico, se ne parla già adesso, no? Fase 2, allora sì, bisogna avere più passeggeri, ma non troppi. Come gestiamo questo equilibrio difficilissimo, complicato, eccetera. E quindi abbiamo cominciato a fare un confronto fra le varie aziende, anche come esperienze da portare anche nel nostro territorio. Ad esempio, adesso una delle discussioni è: i dispositivi, mascherine e guanti consentono di poter stare sui mezzi liberamente o ci sono altre regole da rispettare? È chiaro che quello che noi speriamo, vado nel discorso che facevo prima, è che ci siano delle regole che possono valere per tutti. Questo perché vuol dire che sono più verificate anche dalle autorità competenti, e perché il cittadino non si deve preoccupare che se deve salire sul treno per fare il pendolare deve usare delle regole, poi se va sul mezzo pubblico delle altre, oppure se gira a Modena in un modo e se gira a Bologna dall'altro. Secondo me, siccome questo problema è un problema mondiale, abbiamo bisogno di avere delle regole il più possibile chiare, semplici e applicabili per tutti. Questo è quello su cui anche noi come Tipper siamo impegnati, perché è fondamentale per noi e per gli utenti. Ultimi passaggi, il trasporto invece, come dire, su ferro, quindi sulla ferrovia, di cosa sta succedendo? Ma guardi, allora, intanto forse un'informazione che possiamo dare ai suoi ascoltatori, perché forse è passata anche un po' non così scontata. Da anni si parla del trasporto ferroviario regionale, la regione
ha fatto una gara anni fa, è stata vinta da noi e Trenitalia insieme. Abbiamo gestito una fase transitoria insieme perché lo facevamo già da tempo, ma è nata la nuova società che si chiama Trenitalia Tipper, è un consorzio dove praticamente è confluito il personale viaggiante, cioè chi segue soprattutto quella parte del personale, quindi i macchinisti, gli operatori, in questa nuova società. Sia il ramo di Trenitalia che lavorava per la regione Emilia-Romagna, sia il ramo di Tipper che lavorava sempre per il contratto della regione Emilia. La nuova società è partita dal 1° gennaio in questa veste, quindi si è trovata da subito a dover affrontare a inizi febbraio questo tema, e lì stiamo lavorando ovviamente con la collaborazione di tutti i soci affinché, ecco, lì c'è stata una gestione, diciamo, del trasporto ferroviario con una riduzione maggiore, diciamo, dei servizi rispetto a quello che abbiamo fatto sulla gomma Bologna, e anche lì c'è un tavolo sempre aperto sia con le rappresentanze sindacali sia con la regione, che in questo caso è l'interlocutore, insieme alla FER, che è l'agenzia della regione, per poter adeguare i servizi in base alle esigenze. E i temi che dicevo prima sono più o meno gli stessi che abbiamo affrontato, sì. Senta Presidente, lei sicuramente ha una grande esperienza come manager pubblico, perché la ricordiamo anche la presidenza dell'aeroporto di Bologna. Ecco, in questo momento, sul piano istituzionale e politico, non voglio trascinarla in nessun tipo di polemica, stanno facendo tutti il loro dovere, la loro parte, come si dice? O ci vorrebbe un po' più di decisione, coesione, come diceva lei, pochi messaggi ma chiari? Ma io penso che, io parlando della nostra regione, e non lo dico perché siamo qua, vedendo anche un po' cosa succede in giro per l'Italia, visto che sono in associazione nazionale, eccetera, posso dire che la nostra regione è particolarmente attiva e concreta. E quando io prima citavo, e non è un discorso, cioè non lo sto facendo per ragioni di tipo politico, tanto le elezioni ci sono appena state, quindi non siamo in nessuna campagna elettorale, ma quello che molti dicono, che noi siamo molto concreti nel modo di fare le cose, credo che sia confermato anche nei rapporti che io ho e vedo con le nostre istituzioni e con i nostri enti locali. Segnalo che abbiamo avuto un cambiamento anche nell'assetto regionale, l'assessore ai trasporti regionale è nuovo, l'assessore Corsini, ancorché non nuovo come assessore, visto che aveva già l'esperienza del commercio, esatto, ma comunque nel settore è arrivato adesso, e devo dire che non solo come Tipper, ma noi abbiamo un tavolo, come dicevo prima, aperto continuamente, le quattro aziende della regione, più anche quella del ferro, e l'assessorato e la regione, che è aperto continuamente, per cui dalle mascherine, in questo caso è stata coinvolta l'assessore Priolo per la protezione civile, o al tema della come gestiamo al meglio i servizi, al come organizziamo i servizi, eccetera, ha visto un impegno forte. A livello nazionale, io credo che noi facciamo i conti con un problema paese che è quello burocratico. Cioè, ce l'abbiamo anche a livello locale, però a volte lì la vicinanza aiuta a superare con più rapidamente delle cose. A livello nazionale io credo che il problema, diciamo, degli aspetti burocratici che riguardano l'approvazione di provvedimenti e la loro rapida attuazione, eccetera, sia una cosa che il nostro paese, l'esperienza nostra, è molto delicata, e credo che questo potrebbe essere un'occasione per aiutare tutti, anche al di là della, oltre all'emergenza, a superare certe criticità. Anche se devo dire, riferendomi al tema dei trasporti, la cosa che ho visto con positività, e credo che la nostra regione, in particolare anche con il presidente, che è anche presidente di Conferenza Stato-Regioni, abbia avuto un ruolo molto importante, ha fatto sì che il governo approvasse immediatamente un decreto in cui salvava e confermava il Fondo Nazionale dei Trasporti da erogare anticipatamente a tutte le regioni. Questo è quello strumento che ha consentito a tutti i territori di dare alle imprese le risorse per avere la liquidità disponibile a operare.
La nostra regione, credo, abbia avuto un ruolo assolutamente importante, peraltro apro e chiudo una parentesi, ci aveva garantito l'anticipo delle risorse qualora non fosse accaduto a livello nazionale, però il provvedimento nazionale è stato approvato rapidamente e questo è un aspetto importante. Quindi diciamo che siamo in attesa adesso di altre due norme, una è quella della conferma di tutti i contributi per il trasporto pubblico, non solo quelli dell'anticipazione dell'80% che facevo riferimento prima, e poi ci dovrebbe essere, come già annunciato dal governo, un provvedimento in aprile, entro il mese, in cui si parla delle risorse per i mancati corrispettivi, sempre con l'ottica di poter salvaguardare l'attività del settore, che altrimenti rischia... Adesso Tipper è un'azienda solida, questo lo dico anche per i nostri cittadini noi siamo una... Noi siamo i dipendenti, sì, dopo su questo magari dico anche cosa abbiamo fatto per il personale. Abbiamo ovviamente un'azienda che ha un capitale e una sua solidità, abbiamo sempre fatto utili in questi anni e quindi abbiamo anche un patrimonio importante, in modo da non mettere a repentaglio non tanto i risultati di bilancio, vedremo, questo purtroppo è un tema generale, ma certamente, parliamo del 2020 ovviamente, ma certamente diciamo la solidità, per cui non abbiamo lanciato ovviamente allarmi dal punto di vista della tenuta in vita dell'azienda, perché invece ci sono altre realtà in giro per l'Italia che in questo momento, se non interverranno anche interventi di ricapitalizzazione, rischiano davvero di non essere in grado di continuare dal punto di vista proprio del capitale. Ecco, sui dipendenti diceva, avete avviato tutta una serie di strumenti. Allora, noi abbiamo ovviamente cercato di evitare qualunque iniziativa, perché in una prima fase sembrava più temporanea, no? E quindi se fosse stata più limitata nel tempo è chiaro che non avremmo fatto ricorso a nessun fondo. Nel momento in cui la cosa prende tempi molto più lunghi, abbiamo deciso, anche per poterlo sfruttare qualora fosse necessario, di aderire al nostro fondo ammortizzatore. Noi non abbiamo la cassa integrazione, ma abbiamo un fondo bilaterale di solidarietà, però lo abbiamo fatto con un'ottica di rotazione e di un utilizzo il minimo che possiamo fare, anche perché comunque svolgiamo i servizi. Quindi a questo momento abbiamo una rotazione, abbiamo applicato il fondo a rotazione per circa 560 persone su un totale di 2200. E comunque anche questo lo stiamo seguendo passo passo con le nostre organizzazioni, e l'ottica della rotazione vuol dire che l'impatto non sarà molto forte, e speriamo poi che in ogni caso si possa completare questa fase il prima possibile. Ecco, questo assolutamente. Un augurio di tutti, assolutamente. Presidente, esatto. Gualtieri, grazie davvero a questo punto. Grazie a lei dell'occasione per poter parlare un po' con anche una serie di interlocutori, e poi da parte della nostra azienda ovviamente anche per esigenze di carattere diciamo anche operativo, di altre cose che potranno accadere nelle prossime settimane, siamo disponibili, anzi non solo, magari se ci saranno delle novità anche dal punto di vista dei servizi, certo, del tipo di informazione da dare agli utenti, magari saremo noi anche attraverso i nostri dirigenti a chiedere un aiuto a lei per dare il maggiore informazione possibile. Molto volentieri, tvbologna.it ovviamente è a vostra disposizione, proprio per capire anche questa fase 2 che passerà inesorabilmente dai trasporti, quindi ci saranno tante occasioni. Grazie davvero Presidente, buon lavoro.